Il nostro personale è a vostra disposizione per la scelta e la cura di ogni più piccolo dettaglio. La soddisfazione del cliente è la nostra missione. Da Moreno fioriscono nuove idee. Arancio Valcuvia, Varese, Bisozzo, Vertemate con Minopri, Olgiate Comasco, Castronno, Sementina Bellinzona e Manno. www.damoreno.it. Da Moreno fioriscono nuove idee. La moderna struttura del nuovo hotel di Milano Linate accoglie un nutrito numero di personaggi legati al mondo dello sport. Un mondo dello sport che quest'oggi si ritrova qui in questa località, in questa location, per assistere a quella che è la presentazione di una squadra importante che svolge la propria attività nell'ambito del fuoristrada e più esattamente del ciclocross. Stiamo parlando della Cicli Guerciotti, che svela i propri programmi della stagione 2019 e soprattutto tiene a battesimo quello che saranno i prossimi campionati italiani di ciclocross. E lo fa subito mostrando agli intervenuti un vecchio filmato con registrazioni Rai dei successi mondiali di questa società milanese e poi anche successi su strada, come quello di Michele Scarponi che vediamo appunto nelle immagini. Le precedenti immagini dei successi nella ciclocross di Vito Di Tano, attuale tecnico, e di Daniele Pontoni. Ma ora andiamo ad ascoltare alcuni interventi, cominciando dal presidente del comitato regionale lombardo, Cordiano Dagnoni. Questo evento, perché alla fine questo campionato italiano è solo l'emblema di un evento che ogni anno è aspettato da tutti, soprattutto gli appassionati di ciclocross. Guerciotti è sinonimo di ciclocross oramai, poi il rapporto anche familiare con mio papà, che era amico fraterno di Paolo, è proprio un qualcosa che ci lega da lunga data, e pertanto c'è anche questa simbiosi tra noi che ci porta avanti nel tempo. Noi siamo convinti che questo campionato italiano sarà un successo di partecipazione, perché sfortunatamente da una parte la pista di Montichiari non consente a tanti atleti di andare a fare l'attività su pista, per cui per stare in attività, per stare ben allenati, tanti corridori andranno a fare ciclocross e pertanto avremo anche dei talenti che magari non ci aspettavamo, che quest'anno invece ci troviamo sui campi di gara del ciclocross. Per cui quello che fate, perché veramente tenete alto l'onore del ciclocross italiano. Grazie. Senti anche alcuni dirigenti e corridori del Bardiani CSF Green Team, e non poteva mancare il coordinatore delle nazionali Cassani. E dato che in federazione si parla tanto di multidisciplina, e ciclocross è una di quelle specialità che fanno benissimo. Basta vedere anche i campioni, ne parlavamo prima, con i vari Van Aert e Van Der Poel, che sono dei fenomeni del ciclocross e sono anche dei campioni su strada o in mountain bike. E quindi bisogna assolutamente andare avanti con questo progetto, anche perché sono sempre più le ragazze e i ragazzi che si avvicinano a questa specialità, anche perché viene fatta lontano dalle strade, tra l'altro tema attuale più che mai, il fatto della sicurezza. E quindi dai campionati italiani in su ben venga il ciclocross, e noi come federazione siamo vicinissimi a questa specialità. E gioiscono ovviamente anche i corridoi che gareggiano per la Guerciotti, che ora si fermano dopo l'applauso ad ascoltare il loro patron. Siamo arrivati al 40° Gran Premio Guerciotti, e per me è un grosso onore e orgoglio arrivare a questi 40 anni consecutivi, soprattutto perché a volte ci sono delle organizzazioni di gare, di campionati eccetera, che si interrompono, no? Come a Sobbiatolona anni fa. Abbiamo un percorso a Vigo Scalo che effettivamente è un percorso che potrebbe meritare anche un mondiale. Sicuramente non ci arriveremo a organizzare un mondiale, però on sait jamais dans la vie, no? Volevo appunto ringraziare Vito Di Tano, che con noi ha vinto 2 mondiali e 6 titoli italiani. Attualmente segue la nostra squadra dal 2002, è rimasto con Di Tano un grosso rapporto di amicizia,
stretto, tant'è che ci siamo quasi sposati, no? per essere ancora qua assieme, no? E grazie anche per ciò che hai fatto in passato e per ciò che stai facendo e per ciò che farai con i nostri corridoi, dove segui molto ma molto bene. Io direi, prima di chiudere, un augurio a Samuele Manfredi, dove ha avuto questo grosso incidente lunedì scorso, e sembra che stia migliorando, però effettivamente, come diceva Davide, avremo bisogno di avere una sicurezza sulle strade che purtroppo in questo momento non c'è. E quando capitano questi incidenti, queste disgrazie, fa male, veramente fa male a tutto, fa male a chi va in bicicletta. Un messaggio sentito da parte di tutti i presenti, ma qui iniziano le presentazioni di alcuni dei corridori della squadra di Francesca Baroni. Ce ne parla Alessandro Guazzotti. Secondo anno, sapevamo che fosse forte, però l'anno scorso ci ha sicuramente entusiasmato e meravigliato, perché non pensavamo potesse arrivare a questi livelli. Ad oggi sicuramente una delle atlete più interessanti del panorama italiano, e ci auguriamo anche nel prossimo futuro anche a livello internazionale. E ad oggi direi che dopo Lechner e Erzufi sicuramente una delle più forti. L'anno scorso è sfuggita un po' per inesperienza, diciamo, la maglia tricolore a Roma. Come detto, quest'anno noi che siamo organizzatori ovviamente possiamo avere la fortuna di avere un percorso diciamo a nostro favore, però comunque le pressioni sono anche tante, perché giustamente sappiamo che un corridore quando corre in casa si può sentire motivato, ma può sentire anche il peso. Io penso che i nostri corridori siano pronti a tutto e possano avere le qualità, come anche la Francesca, di poter conquistare la maglia tricolore. Francesca, tu sei brava anche nel ciclismo su strada, sei brava in sella alla mountain bike, sei brava dappertutto. Ho provato a fare tutte le discipline, però il ciclocross rimane la mia specialità, qui più in tutti più, nella quale mi concentro di più. E sei pronta a regalare a Paolo e Alessandro una bella medaglia anche ai campionati del mondo? Non esageriamo, intanto pensiamo ai campionati italiani, poi vediamo piano piano e lavoriamo come va. Una ragazza molto modesta che comunque è cresciuta nel tempo, che sta dando grandi soddisfazioni al tecnico della squadra, il bicampione del mondo Vito Ditano, che ci presenta Tommaso Bertuzzi. I consigli che possiamo dargli, e noi siamo veramente soddisfatti, almeno io personalmente, di quello che riescono a regalarci. Come ha detto anche a lui, è di arrivare agli italiani, è quella la gara che conta, qui riesce a dare il massimo e noi siamo veramente soddisfatti. Dal bel sorriso di Alessandra Grillo all'altrettanto sorridente Stefano Sala. Sempre, forse è l'unico che continuo a pungerlo sempre, quindi a motivarlo di più, perché so che più gli si dà stimoli e più riesce a dare il massimo. Quindi domenica veramente ci ha entusiasmato, come hai detto prima, riuscendo a ribaltare all'ultima gara, alla classifica finale, e anche vincere la gara con gli Open. Quindi per noi è stato veramente un motivo d'orgoglio. Quindi adesso spero che riesca a tenere questa condizione fino all'italiano, per poi vedere cosa può fare anche per i mondiali. Lui correrà per la Colpack Continental. È vero che hai detto io batterò quelli della Bardiani CSF sempre? No. Io sono... cerco sempre di dare il meglio di me, e poi sono i risultati che devono parlare, non io. Abbiamo deciso con la società di fargli fare attività internazionale, e sappiamo benissimo, come hai accennato prima tu, correre con i vari Van der Poel, Van Aert e tutta la banda belga diventa difficile. Noi abbiamo cercato di fargli fare veramente esperienza per figurare negli ultimi 2 anni che lui partecipa ad Under 23, quindi i risultati ci stanno dando ragione. Adesso è quarto sia in classifica di Coppa del Mondo che di Super Prestige, quindi guardando i risultati può sembrare che Dorigoni non stia correndo, perché ha vinto pochissime gare, però sia lui che Bertolini abbiamo deciso di fargli fare attività internazionale. Anche domenica prossima abbiamo deciso di inserire anche la Baroni per il 23 a Namur, il 26 a Zolder, di fargli disputare la Coppa del Mondo. Quindi guardando i risultati uno dice Dorigoni non vince più niente, invece sta partecipando a tutte le gare del Super Prestige e tutte le gare di Coppa del Mondo. Quindi sono veramente gare importanti dove i ragazzi
crescono lentamente, imparando veramente il difficile mestiere del ciclocross. Sei pronto ad arrivare tra i primi davanti alla fortezza di Namur nella Vallonia? La Coppa del Mondo di Tabor è andato bene, sono arrivato secondo. Poi adesso in Super Prestige ho preso qualche bella passata da chi? Da Van der Poel, Van Aert, Ton Arts e gli altri. E sì, adesso a Namur correrò di nuovo da Under. C'è sì, Pidcock, Heaserbeat, che sono sicuramente i due favoriti, però io do il massimo e sono molto concentrato a Namur e Zolder. Te la senti di promettere che entro il 2022 le tue maglie tricolori saranno più numerose di quelle di Gioele Bertolini, che per il momento ne ha una in più nel ciclocross? Ok, tanti auguri. Signori, è stato campione d'Europa in sella alla mountain bike Gioele Bertolini. È il capitano della nostra squadra, ormai sono 8 anni che è con noi, ha fatto tutta la trafila junior, under, ci ha dato grandissime soddisfazioni, da under 23 ci ha dato grandi soddisfazioni e qualche rimpianto, perché per sfortuna gli sono sfuggiti sicuramente una maglia iridata e un altro podio, però giustamente il ciclocross è fatto così, può essere anche più forte o uno dei più forti in quella corsa, però un pizzico di fortuna ci vuole sempre. Fortuna che non abbiamo avuto l'anno scorso a Roma, però comunque sicuramente oggi Gioele è il talento del ciclocross italiano ed è dimostrato anche l'anno scorso a Valkenburg, che quando è in giornata di poter sicuramente lottare con tutti i più forti. Ovvio che avere davanti corridori come Van Aert, come Van der Poel è difficile, quindi per essere lì davanti devi essere fortunato che non ti succeda niente in corsa. Noi ci auguriamo che parte della sfiga che ha avuto in questo primo inizio di stagione si sia esaurita, in modo che all'italiano e poi al mondiale possa fare delle grandissime prestazioni. Un bel applauso a Gioele Bertolini. Io devo ringraziare. Noi abbiamo 6 corridori oggi che all'italiano potrebbero vincere nessuna maglia, ma vince neanche 6. Noi ci accontenteremo anche di 3, ci siamo abbastanza modesti, tanto cavate. Abbiamo vinto 3 italiani, a Vittorio Veneto 3 italiani, per cui siamo abituati a vincere 3 maglie minimo, perciò auguriamoci, contiamo molto su Bertolini. Poi ci sarà la battaglia tra Sala e Origoni, perché come l'anno scorso erano lì a lottare tutti e due, l'importante è che erano davanti tutti e due, uno l'avremmo vinto sicuramente. Volevo soltanto dire una cosa circa la curiosità dell'evento che ci ha fatto conoscere, a me, a Paolo Guerciotti, perché ci siamo conosciuti per una compravendita immobiliare. Quando ho capito che lui era i Guerciotti delle biciclette, dato che sono un amatore, anche io sono un ciclista della domenica, diciamo, e non mi vergogno neanche a dirlo perché a volte fa brutto dirlo, diciamo che è scoppiato subito. Diciamo, ho avuto la conferma che il ciclismo è un catalizzatore sociale, che sia su asfalto o su fango, ci ha portato subito ad essere amici. Questo lo ritengo un fatto molto bello, che va raccontato, e dai risultati che portano i ragazzi credo che abbiamo anche fatto un buon investimento, diciamo, nella sponsorizzazione, perché vediamo che ci sono delle vittorie, quindi c'è anche un riscontro commerciale rispetto a quello che abbiamo fatto. Grazie. Sì, esatto, Ursus è un buon binomio con Guerciotti, è un progetto che portiamo avanti già da parecchi anni sia col ciclocross che su strada, e ci abbiamo sempre creduto e ci crederemo per anche i prossimi anni, per degli ottimi successi si spera. Non solo ciclocross si parla oggi qui al Novo Hotel, perché c'è anche la presentazione della squadra professional Bardiani CSF Green Team, una squadra che quest'anno gareggerà sulle strade del mondo, è proprio il caso di dirlo, con le splendide biciclette fornite dalla ditta Guerciotti di Milano. Un filmato poco prima di sentire i vari interventi che hanno caratterizzato questa seconda parte di presentazione. Un vero e proprio salto di qualità quello che quest'anno fa la Cicli Guerciotti, seguendo da vicino il mondo professionistico che conta. Ora la parola
a Bruno Reverberi. Volevo dire che dopo 38 anni siamo ancora qui a lottare, cercando di portare avanti un discorso giovani. Come avete visto, è l'unica squadra al mondo di una sola nazionalità. Non è una questione di razza o meno, ma è una questione anche di interesse, tra virgolette, sportivi, no? Perché voi sapete che quando vince o fa qualche risultato un giovane, soprattutto italiano, siccome si gira ancora con la bandiera tricolore e si suona ancora l'inno, è ancora importante la nazionalità. E vedo che anche in media, quando si fa anche un piccolo risultato con dei giovani italiani, danno anche un po' più risalto. E stiamo dando anche una mano, credo, grande al ciclismo italiano, perché se vogliamo dire la verità non è che siamo messi proprio alla grande, ci si lamenta sempre perché non abbiamo squadre pro tour, il che poi alla fine non è vero, perché abbiamo due o tre squadre di matrice italiana quasi, e il problema è che sono sempre meno ragazzi che corrono, e questo la federazione dovrebbe tenerne conto, ne abbiamo detto tante volte. Comunque parliamo di noi abbiamo una squadra di giovani, manteniamo ancora fede ai nostri programmi e abbiamo ancora un avvenire, speriamo di avere un avvenire, a meno che le nuove regole fatte attualmente da Luigi non ci tagliano le gambe, e l'intenzione nostra è di portare avanti, perché siamo un serbatoio per le squadre pro tour, siamo un serbatoio, tra virgolette, uno sfogo per le squadre dilettantistiche, perché se sparissero le squadre come le nostre, si andrebbe a finire che passerebbero i ragazzi o subito nelle Continental o direttamente nei ciclomotori, questa è la realtà. E allora c'è la necessità che vivano ancora squadre come le nostre per dare l'opportunità ai giovani, purtroppo sono sempre meno, perché se avete guardato quest'anno credo che siano non più di 11 i ragazzi che sono passati professionisti. 14 tra squadre italiane e squadre straniere. Il primo anno che abbiamo fatto la squadra da noi c'erano 60 neoprofessionisti, poi siamo andati avanti per diversi anni con 50, 60, dire la verità avevamo 17 squadre in quel periodo. Oggi purtroppo sono rimaste 4 squadre, un po' perché io sono convinto, e sono convinto che il Pro Tour ci abbia dato una mazzata a tutti, perché quando è nato il Pro Tour, cominciato qualche squadra a saltare il giro d'Italia vuol dire chiudere. Abbiamo visto gli anni passati quando c'era l'acqua e sapone, è rimasta fuori dal giro e hanno chiuso e sono andati altri sport. Quando c'è una categoria come la nostra, che purtroppo a fronte di diversi impegni, contratti con corridori, fiduzione eccetera, non abbiamo purtroppo un diritto di correre e siamo alla mercé, diciamo tra virgolette, degli organizzatori, perché le corse sono tutte in vita. Comunque, a questo punto qui vorrei dire, posso solo ringraziare gli sponsor, soprattutto in primis la Bardiani e la CSF è sponsor da 30 anni della nostra squadra, continua tuttora e pensiamo andare avanti anche nel futuro. E ragazzi, cosa devo dire? L'impegno, come ho sempre fatto, per cercare di ripagare quelli che sono gli sforzi e dare visibilità a tutti i nostri sponsor, dal più grande al più piccolo, e speriamo che le cose cambino in meglio per quelli che sono i regolamenti, perché altrimenti diventerebbe difficile continuare. Grazie. Sempre molto concreto nelle sue parole Bruno Reverberi, e do la volta di Andrea Ferrari, amministratore delegato della CSF. Dire un in bocca al lupo a tutti questi ragazzi giovani, nel modo in cui noi usiamo a dirlo ai nostri giovani collaboratori o alle nostre aziende che lavorano con noi. Per quanto ci riguarda, voi siete arrivati in un mondo giovane, in un mondo dove, ragazzi, per quanto ci riguarda, mai un giorno è uguale a quello precedente, soprattutto nel vostro sport, dove per vincere, per essere protagonisti, bisogna qualche volta inventare, bisogna qualche volta osare, come nello sport, così è anche nelle aziende. Quindi vi dico, osate, cercate di essere voi stessi nello sport, nella vita, nel lavoro, mettete i vostri talenti in questo lavoro che fate tutti i giorni,
non vivete mai lo stesso giorno come il giorno precedente, perché chi vive lo stesso giorno come il giorno precedente ha già perso un giorno della propria vita. Vivetelo ogni giorno in modo diverso e ogni giorno in modo entusiasta. E in bocca al lupo e benvenuti nel nostro mondo. Grazie. Ed è il momento di sentire alcuni corridoi. Iniziamo con Mirko Maestri, vincitore di una tappa e la classifica finale del Giro di Odi. No, insomma, sono comunque un corridore con caratteristiche diverse. Io devo andare in fuga e devo sperare che la fuga arrivi, perché comunque non sono totalmente fermo, quindi a volte, cioè, in un arrivo ristretto posso dire la mia. E chiaro, bisogna sempre migliorare, perché non bisogna mai sedersi e basarsi su quello che è passato. Quello che è passato è passato, e quest'anno daremo il massimo, insomma, per migliorare ancora. La politica della Bardiani deve lavorare, sprintare, metterci grinta, non frenare mai, perché il velocista non deve mai frenare, e credo che abbia le qualità per poter fare una buona carriera. Credo che sia pronto a prendere aria anche qui tra i professionisti. Avete a disposizione dei velocisti, abbiamo visto che è un atleta molto alto, quindi un passista, farà un po' di fatica in salita, però credo che può crescere a margine di miglioramento per diventare un ottimo corridore. Ho già visto Alessandro Pessoa tra gli juniores. Ho visto tra gli juniores, che era un ottimo scalatore, e niente, si è ingaggiato e ha iniziato proprio quest'anno. Ha fatto un po' fatica all'inizio a capire un po' com'è il mondo del professionismo. Ha fatto qualche gara abbastanza bene, ha fatto qualche risultatino, non piazzamenti, però insomma si è comportato abbastanza bene. Speriamo bene che con un anno in più di esperienza, che l'anno prossimo possa darci soddisfazioni. Un applauso a Daniele Savini. E dai giovani si passa a un esperto, un corridore che ha corso tra i Pro Tour, Manuel Selli. Ad un grandissimo professional. L'hai fatto per avere i gradi da capitano? Ma è stato un po'... sinceramente è stato Bruno, che al Giro d'Italia mi è venuto a parlare, ma mi ha fatto una bellissima impressione, e sapevo che era un'ottima squadra, perché li vedevo spesso alle corse, anche quelle più importanti, e quindi ho deciso di entrare in questa realtà. Roberto, è il capitano per le gare a tappe? Ma noi capitani non ne abbiamo, non partiamo con i capitani definiti. Chi dimostra sul campo di poter ottenere risultati lo aiutiamo con tutta la squadra. A metà stagione in poi sono ritornato combattivo, e nel 2018 quest'anno ho ottenuto i risultati che speravo. E un dopo Alessandro Tonelli, vincitore in Croazia, è la volta di un nuovo acquisto, anche lui ex dilettante, Luca Covilli, che si presenta con la nuova maglia sociale. Anche. È logico che adesso c'è uno scalino in più, e come tutti i ragazzi che passano devono lavorare e poi in questi 2-3 anni capire quali sono le reali caratteristiche del ragazzo. È un 1997, ha soltanto 21 anni, partirà in modo graduale. Sì, è logico, lui è uno scalatore, poi è giovane, come tutti i giovani vanno tutelati facendo un calendario mirato per poter crescere. Mi trovo veramente molto bene e speriamo di andare avanti così. Qual è la miglior bici al mondo? 35, azzurro della crono individuale, vincitore di tappe al Giro della Valle d'Aosta. Allora, presenta al pubblico presente il nuovo acquisto, anche lui, ex dilettante. Stiamo parlando di Francesco Romano. Andando avanti la disciplina, sicuramente penso di poter affrontare le prossime prove con uno spirito giusto. Beh, per me è stato sicuramente una grossa soddisfazione fare un comeback, no? Perché abbiamo iniziato nel 76 con la GBC, poi 77 con la Fiorella Moccassini, e abbiamo visto con molto piacere Riccardo Manchini qua, e poi abbiamo interrotto 84, però effettivamente i giovani con Giro d'Italia, Sanremo eccetera, per me è stato un grosso orgoglio, anche per Alessandro, per mio figlio. 17 corridori che indosseranno la maglia della Bardiani CSF, ma siamo alla conclusione di questo nostro servizio, e alcune foto che danno immagine a quella che è stata una bellissima manifestazione di presentazione.